Eccoci qui con Nuccio Fava ad Orvieto e siamo in Piazza del Duomo di Orvieto. Nuccio, allora, questa è una rocca, no? Sì, Una, questa è una su, rocca, come ti fai? Orvieto è adagiata su Una rocca tufagia, un'altura, sì, chiamiamola, no? tufo, Di vedete? grande, che ha una sua naturale. Quello è il Duomo. Sì, questo è il Duomo, che è divenuto il suo Ce l'abbiamo alle monumento spalle adesso. più importante, non Certo. Orvieto soltanto. quindi È è una città una medievale, rupe, che è una nasce nel rupe. Medioevo, Sì, suppongo. e vedete che ci sono intorno anche le mura di difesa, ma tutto praticamente è racchiuso. Anche in epoca romana, Esatto, probabilmente. tutto è Sul racchiuso in tufo, questa, un certo, basamento di tufo. e ha avuto Stupendo. una sua grande storia anche durante le lotte tra il potere temporale, tra lo Stato Pontificio, di cui faceva parte, Proprio un basamento, vedete? esatto, Un e la basamento. riforma e il Risorgimento italiano, no? Ci sono stati episodi molto E qui interessanti. sotto abbiamo, Nuccio, la mappa di, Sì, diciamo, in tre esattamente. dimensioni, e noi ci troviamo in questo momento, Noi Piazza siamo in Duomo. Piazza Duomo, Piazza Duomo. esattamente. Allora ci giriamo Siamo e in vediamo piazza. uno dei più Questa è bei, via Maitani, dove, sì, che proprio che ha la introduce visuale alla vista frontale. frontale del Duomo, Ed che è un ecco, bell'albergo, ci peraltro qua. giriamo, ti inquadriamo a te, ed eccolo qua, uno dei duomi, uno dei duomi, si Sì, può dire, cioè la delle casa, la cattedrali, domus, si può no? dire, certo. Casa, cattedrali più belle d'Italia, più importanti, più Assolutamente. dicevamo, appunto, senza approfondire Straordinario. troppo nell'architettura, per evitare Certo. anche degli strafalcioni, perché comunque non siamo architetti. È Sì, un romanico ma questo, poi no? non siamo qua a fare la guida L'architettura, turistica, cioè, insomma. ovviamente ci sono. Si può, in E questo contesto complessivo, tra i siamo motivi del nell'Umbria richiamo, e quindi siamo in oltre a Umbria, Perugia, c'è il famoso Umbria Jazz Umbria Jazz, Winter ad che Orvieto. non solo ha l'edizione E estiva, si va a molto Perugia, conosciuta, sì, si fa importantissima a prevalentemente a livello Perugia, mondiale. esatto, c'è quella di Abbiamo anche Orvieto che va questi tre dal giorni 28 dicembre al al 1 1º gennaio. gennaio, Ormai cioè è un classico, è un classico, ventunesimo anno. ed è anche, a me è capitato anche con mia moglie di trascorrere il 31 dicembre, e quindi il passaggio Eh dell'anno, sì, proprio abbiamo visto, durante un concerto. esatto, che poi camminano per le Sì, strade di Orvieto suonando, no, con la esatto. tromba, Sì, è tra l'altro affascinante. singolare, no, che questa città, diciamo, Così antica, rinascimentale, così. sia caratterizzata in due periodi dell'anno, soprattutto con questo festival invernale, da una musica Che comunque americana, no? che viene da lontano e che però è diventata Un una linguaggio musica popolare, internazionale. esattamente, Lì un abbiamo il linguaggio museo, mondiale. abbiamo in fondo il Ah, quello museo. molto interessante, il Museo d'Emilio Greco, un grande scrittore, ma insomma, non L'Orvieto è possiamo certo bellissimo. esaurire con poche battute, Però così, giusto, tentiamo soltanto dare degli input. di dare degli input e stimolare. Venite a Come Orvieto, mi no? pare E si molto mangia anche molto interessante. bene Orvieto, Sì. no? Molto, molto, c'è Molto. un'ottima cucina. Benissimo. Tra l'altro, tra le altre cose, un ottimo tartufo.